Ormai siamo alla fine di questo 2012 e eh, mi fa piacere utilizzare questo momento che ha visto tanti protagonisti della vita di Montaione per fare un, come dire, un bilancio, un, una, una sintesi dell'anno che appunto sta per finire. Anche da noi, anche qui a Montaione, il 2012 si è caratterizzato per... Eh, la crisi per una difficoltà economica molto forte che ormai da qualche anno condiziona le nostre vite, le nostre scelte. L'amministrazione comunale è stata cercato di essere vicina alle persone in difficoltà, alle famiglie in difficoltà e anche alle aziende che con fatica eh, continuano a garantire il lavoro. Dico questo perché penso che appunto, un sindaco, un'amministrazione debbano sempre stare dalla parte delle persone che sono più in difficoltà. Questo non solo a parole, ma anche con scelte di bilancio che hanno cercato, da una parte, di dare aiuti anche ai materiali e dall'altra però cercare di fare in modo eh, di tenere sempre un'attenzione agli investimenti e in particolare per quanto riguarda il nostro comune gli investimenti sono stati sul turismo investimenti anche qui per far sì che la nostra attività principale la nostra attività economica principale e anche in un anno di crisi eh, possa, abbia potuto in qualche modo eh, andare avanti. Sono stati tanti mh, gli interventi, alcuni, mh, alcuni più facili, eh, altri più difficili anche da gestire. Penso all'introduzione all della raccolta differenziata che tuttavia è secondo me importantissima proprio appunto per fare un lavoro dal punto di vista ambientale fatto come si deve. So benissimo però come questo abbia creato anche qualche difficoltà con gli operatori turistici e quindi in qualche modo questo è un argomento da considerare e eventualmente anche da migliorare. Penso che gli interventi sul turismo che abbiamo fatto e che abbiamo in programma di fare debbano avere un'attenzione non solo per i turisti che vengono qui e che sono sempre benvenuti, ma anche per i nostri cittadini. Quindi mi viene in mente per esempio la realizzazione della piazza wireless, il fontanello eh, dell'acqua che, insomma, vedo che tante persone eh, utilizzano e quindi cre credo che sia anche questo un intervento. Di carattere ambientale, ma anche un intervento eh, che può in qualche modo contribuire a, a risparmiare, appunto, sia sulla plastica, e quindi questo è l'impatto che può avere positivo sull'ambiente, ma anche sulle finanze. Sempre andando avanti sul settore turismo, noi abbiamo, appunto, crediamo molto in questa, nella comunità Si Racconta, e proprio perché è un modo per. Eh, per far conoscere la nostra comunità, facendo parlare anche proprio le persone, fanno ricca questa, questa nostra comunità. Siamo a dicembre ormai, quindi ci sarà il Natale, sempre con il suo calendario ricco di iniziative, molte delle quali fatte e realizzate grazie alla collaborazione con le associazioni, quindi dalla Filarmonica agli accorati passando per la festa che pensiamo di realizzare anche quest'anno di fine anno. Un modo per farsi gli auguri in piazza tutti insieme. Per l'anno prossimo le, le idee e le iniziative saranno in particolar modo rivolte al progetto Castelfalfi che stiamo seguendo e che sta andando avanti. È una bella sfida per tutti noi, eh, un modo per valorizzare le nostre risorse rispettandole. Andrà avanti anche l'investimento sull'ambiente. Noi siamo, ricordo, abbiamo ottenuto le due certificazioni importanti, la ISO 14001 e la 50001. Pensiamo che l'investimento sull'ambiente sia un investimento come quello appunto sul sociale importantissimo perché il nostro futuro passa dalla tutela dell'ambiente e di questo paesaggio meraviglioso che eh, non dimentichiamoci mai dobbiamo lasciare migliorato, ancora più bello se è possibile per le generazioni future. E quindi in questo senso, eh, oltre al progetto Castelfalfi, porteremo avanti e concluderemo il progetto del Parco Benestare con la valorizzazione, diciamo l'utilizzo della risorsa termale che abbiamo a Iano, con la realizzazione di una, un bagno termale insieme appunto al Comune di Gambassi Termi e ovviamente continuerà anche eh, l'investimento eh, sui percorsi trekking, percorsi, mi viene in mente il parco del Carfalo e eh, quindi mh, questo tipo di, eh, di valorizzazione perché pensiamo che un, il turismo naturalistico sia un aspetto ancora da, da implementare nel nostro territorio. Ecco, queste sono un po' in sintesi le cose che, appunto, che abbiamo fatto e quelle che pensiamo di realizzare. Io penso che riusciremo a fare qualcosa di, di positivo eh, e ci riusciremo insieme. Quindi insieme agli auguri. Che così mi piace fare a nome della Giunta e di tutta l'amministrazione. Vorrei fare anche un ringraziamento mh, alle associazioni che hanno consentito, sia per l'estate montaionese e consentiranno nel, nel Natale, di fare appunto le iniziative di cui parlavo prima. Ma voglio ringraziare anche i singoli cittadini che appunto in questo momento eh, di grande fatica mostrano comunque un'attenzione un e un attaccamento alla, alla comunità. Io credo che sentirsi, eh, sentirsi comunità in questo momento sia l'aspetto più, più importante, quello che al di là delle difficoltà, eh, appunto eh, valorizza e vede positivo eh, le, le risorse che abbiamo. Abbiamo bisogno di, ehm, di contaminarci in qualche modo nella, nella speranza, una speranza che appunto, come ho letto da qualche parte, mi piace ridirlo, nasce dalla capacità di vedere le reali difficoltà che abbiamo, ma nasce anche e si esprime anche nel coraggio di eh, superarle, eh, ripeto, insieme.